Ciao a tutti i musicofili, vedremo in questo video oggi come ampliare un po' la sonorità degli accordi che normalmente si utilizzano in modo da utilizzare estensioni, cioè voci, note, per ampliare la sonorità dell'accordo in modo da avere una sonorità un po' più ampia, diciamo, e quindi utilizzare intervalli meno tipici, quali la settima, la nona, undicesima e tredicesima. Soprattutto cerchiamo di vederli in maniera logica, cioè che tipo di estensione posso aggiungere su quell'accordo in funzione della canzone che sto suonando, del giro. Quindi, anzitutto, prendiamo un brano famoso come Stand By Me, per esempio, che non è dei Beatles. Cerchiamo di tirare fuori un arrangiamento un pochettino più originale, diciamo più particolare, giusto allo scopo di utilizzare, appunto, esercitarci con questi accordi che purtroppo non sempre vengono considerati. Allora, diamo per scontato, per ovvi motivi di tempo, alcuni concetti, quali quello di scala maggiore, armonizzazione, intervalli, eccetera. Per chi non ne avesse, diciamo, una piena padronanza, consiglio di andare a spulciarsi qualche lezione al riguardo. Andando sullo schema dell'armonizzazione della scala di Sol maggiore, e quindi andando a vedere la tonalità di Sol maggiore, la tonalità in cui si trova questo giro di accordi, che nella maniera più semplice lo consideriamo come Sol maggiore, Mi minore, Do maggiore e Re maggiore. Consideriamo anzitutto questo giro come una progressione di gradi, non di accordi così un po' astratti. Per cui la progressione di questo giro sarà primo, sesto, quarto e quinto. Ovviamente ci riferiamo ai gradi dell'armonizzazione. A questo punto possiamo analizzare un po' e ascoltare soprattutto qualcuna di queste estensioni di cui vi accennavo qualcosa prima. Ovvero, vediamo, sempre armonizzando per terza, quindi sovrapponendo intervalli di terza, che tipo di intervalli posso usare. Ad esempio, sul primo grado, come vedete nella tabella, oltre diciamo alle tre note di base dell'accordo, cioè tonica, terza maggiore e quinta giusta, che danno vita a questa forma di accordo maggiore, per esempio, le altre voci che posso utilizzare, quelle man mano che si allontanano dalla tonica, sono la settima, che è un tipo di settima ben preciso, cioè una settima maggiore, dove usare questo accordo, ovvero Sol Major 7. Non va bene, per esempio, utilizzare questo, cioè Sol settima, perché andrei a prendere il Fa che non sta nella tonalità di Sol maggiore, in qualche modo stonerebbe, se poi devo andare a Mi, ci manda un po' fuori, in sostanza. Queste note, diciamo, fuori dalla tonalità non sono sempre sbagliate, sono semplicemente per ora consideriamole come fuori dalla tonalità. È molto carino riuscire ad utilizzare anche queste, però ed è assolutamente possibile, come lavorare con tutte e 12 le note, però bisogna in qualche modo dargli un senso, cioè trovargli un percorso per utilizzarle. Quindi, logicamente, prima di vedere queste note estranee alla tonalità, andiamo a conoscere benissimo tutte quelle che stanno dentro, per poi cercare strade alternative. Chiusa parentesi. Tornando sul nostro primo grado, quindi, abbiamo come estensioni possibili, stavamo dicendo, la settima maggiore, quindi il Fa diesis. Ovviamente posso utilizzare diversi voicing, cioè diversi modi con cui sovrapporre, suonare insieme queste note. L'importante è sapere che posso utilizzare, ad esempio, tonica, terza maggiore, quinta giusta e settima maggiore. Poi posso prenderla in questo modo, sono tante diteggiature. Altre voci che posso aggiungere man mano che saliamo
nello schema dell'armonizzazione sono la nona, e sul primo grado è una nona maggiore, quindi un La. Man mano che si sovrappongono le note, c'è nasce un piccolo problema, ovvero il fatto di le posso utilizzare tutte o solo una parte. Ne possiamo utilizzare anche solo una parte. Ad esempio, in questo caso ho aggiunto la nona, però non sto suonando la settima maggiore, cioè il fa diesis. Questo è un tipo di accordo che può andare benissimo, insomma, si chiama ad 9. Scritto G add 9, dove si intende per add additional, cioè aggiungo alla triade, quindi alla forma base dell'accordo maggiore, la nona, perché l'accordo di nona completo sarebbe con la settima. Comunque, a parte la nona, dicevo, singolarmente possiamo aggiungere assieme alla settima, quindi ad esempio avrei un major nine. In questo caso c'è tonica, terza maggiore, quinta giusta, settima maggiore, nona. Anche se con questa forma di voicing non suono la terza maggiore, il Si. Comunque va anche bene, c'è un pezzo di Pino Daniele e Irene Grandi, mi sembra che. Faceva grosso modo così. Man mano andiamo avanti in questa sorta di ricerca di note da poter aggiungere ai vari gradi, e salendo ancora troviamo l'undicesimo, ovvero il Do rispetto al Sol. Posso prenderlo comodamente così. Come forma di accordo, ricordiamo che aggiungendo la quarta, tolgo la terza, la sigla esatta sarebbe sus, cioè suspended. Ok, altrimenti dovrei fare questo. Comunque, uno o l'altro vanno bene, dipende dal contesto, poi dal tipo di sound che vogliamo dare all'arrangiamento. L'importante è sapere quali note possiamo utilizzare. Infine la tredicesima, ovvero il Mi rispetto al Sol. Posso prenderla sulla corda di Re al secondo tasto o comodamente col Mi cantino a vuoto. In questo caso ho aggiunto anche la nona e la. Oppure con il Si, esatto, il Si e il Fa diesis Major 7 con la tredicesima. Anche un'altra forma carina. Questo tipo di lavoro andrebbe fatto poi su tutti gli altri gradi. Come studio su ogni grado per memorizzarli e ricordarsi quali tipi di intervalli possiamo usare sui vari più che accordi, sui vari gradi. E poi man mano nell'arrangiamento del pezzo riuscendo a individuare i gradi che si susseguono, sappiamo quali note utilizzare. Quindi, ad esempio, tornando al giro del brano preso come esempio, dopo questo primo grado che abbiamo detto possiamo abbellire con tutte queste voci in andiamo al sesto grado, che è un Mi minore. Sul sesto grado è stesso tipo di ragionamento, però note diverse. Anzitutto è un grado minore, quindi la terza sarà sempre minore. È importante per ogni tipo di accordo cercare di preferire poi alcune note che danno il sound di base, diciamo, caratteristico dell'accordo, il sound più solido che ci serve, che in genere sono la terza e la settima. Comunque, tornando sul nostro sesto grado, come su tutti i gradi minori dell'armonizzazione di una tonalità maggiore, possiamo tranquillamente mettere la settima minore, il Re. La nona maggiore, anche qui sta meravigliosamente bene. Il Fa diesis, ovviamente.
ancora salendo sull'undicesima, in la. Anche questa molto ampia. Dà una bella profondità come sound. E infine la tredicesima, meravigliosa in questo caso. Tutte queste abbellimenti, comunque, diciamo, queste estensioni degli accordi, per utilizzarle in modo funzionale, ovvero dargli un motivo, un utilizzo, diciamo, carino, in un certo senso, è bene vederle in un contesto di movimento di accordi, cioè dal primo al sesto grado. Non è detto che funzioni bene mettere, ad esempio, sul primo mi piace, non so, questo voicing qui, questa forma di sol. Sul mi minore mi piace questa. Non è detto che leghino sempre bene tra di loro, perché bisognerebbe vedere quando ci si sposta da un accordo all'altro anche il movimento tra le voci. Non è bello andare da un accordo di un registro ad un altro che non ha nessun legame, sono troppo distanti, non legano molto bene. Quindi per, diciamo, risolvere questo piccolo problema possiamo inventarci un paio di cose almeno, o cercare di tenere per esempio una nota in comune che sta bene ad entrambi gli accordi. Per esempio posso usare il fa diesis al canto sul sol maggiore 7 e il mi minore nona con il fa diesis al canto, lo terrei in comune. Fa un po' da collante, diciamo, il fa diesis stando al canto su entrambi gli accordi. Oppure ancora cercare un piccolo motivo, una piccola melodia che sta bene su entrambi gli accordi, per esempio sol fa diesis mi. Un'altra idea anche utile per legare gli accordi tra di loro. Ovviamente le possibilità sono tantissime. Andando ancora avanti, sul quarto grado il nostro Do, andando in ordine con le estensioni, avrei maggiore 7 come settima, la nona maggiore, Re, l'undicesima aumentata, il quarto grado c'è l'undicesima aumentata, quindi il Fa diesis in questo caso. Un sound molto lidio. E infine, che manca? La tredicesima. Sul Do è La. Potrei prenderla in questo modo, per esempio. Maior con la tredicesima, oppure Maior 9 con la tredicesima. Basta combinare tra loro queste estensioni, insomma, andare a cercarsi varie diteggiature, sound alternativi, anche muovendoli tra di loro in modo da cercare dei piccoli motivi, dei temi, come abbiamo fatto prima con il Sol e il Mi. Può andare bene anche sul Do. E infine sul Re, che è il quinto grado, il dominante. Su questo ci sarebbe un mese da starci sopra a vedere le estensioni, perché è il compito arduo di creare la cadenza. Comunque, senza allontanarci troppo dal nostro percorso, oltre a tonica terza maggiore e quinta giusta abbiamo la settima minore, quindi viene fuori un accordo di settima dominante, nona volendo, maggiore anche qui, l'undicesima volendo, il sol. Preso in questo modo è abbastanza interessante, che sarebbe, viene fuori una similitudine con il Do, cioè ho un Do maggiore al canto con basso Re,
lo posso anche muovere comodamente, è bello e comodo. Andando ancora avanti, eravamo rimasti sull'undicesima. La tredicesima manca sul re, che è il si. Questo voicing, vabbè, suona abbastanza funky. Comunque, in ogni caso, si può utilizzare per creare qualche percorso, diciamo, diverso dal solito, legando appunto questi accordi meno tipici tra di loro, che alla fin fine consideriamo sempre come, almeno per ora, primo, sesto, quarto e quinto, però con qualche nota in più.